non sappiamo che cosa ci attende. Salutiamo questo. Di solito ognuno c'è un ideale, in testa a me e al Consiglio, naturalmente qui c'è il Vicepresidente con me, c'è questa festa che rappresenta la famiglia dell'Unione. Noi qui stiamo oggi festeggiando come se fossimo una grande famiglia, dimentichiamo gli screzzi, dimentichiamo tutto e brinderemo tutti quanti insieme all'anno nuovo. Naturalmente i problemi ci sono, ma li supereremo sicuramente. Non abbiamo difficoltà a dirvi che stiamo lavorando per programmare, ma sicuramente vinceremo e sicuramente avremo il nostro permesso che abbiamo già avuto fino al 2033. Non a me l'applauso, semmai sarà l'applauso all'avvocato Lo Iodice che ci sta curando e ha fatto ricorso al TAR, perché noi non abbiamo niente a che fare con la Bolkestein. Noi non abbiamo una concessione completamente diversa da quello che il Comune di Bari vuole fare intendere. La nostra è un'attività ricreativa e soprattutto culturale. Noi infatti il programma che sta arrivando alle case vostre è pieno di eventi culturali, presentazioni di libri, abbiamo qui la signora Bonino che ha fatto già una manifestazione. Noi queste sono le manifestazioni che vogliamo, perché Bari si ricordi che il Circolo Unione è un'associazione culturale. Bravo! Adesso prendiamo le bottiglie di champagne e cerchiamo di... A tempo! Con le bollicine che ci cadranno poi a Toramano, poi li spariamo fino a Toramano. Allora però ci dobbiamo alzare tutti, altrimenti non vado avanti. Vi voglio tutti in piedi perché mancano solamente 3 minuti. Tutti in piedi, ci mettiamo tutti al centro e facciamo questo mega ballo finale del 2023. Tre!